È di 2 morti e 6 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella tarda serata di ieri in un appartamento nel quartiere Lampanaro a Crotone. Le 2 vittime sono Rina Murgeri, di 55 anni, e il suo compagno Saverio Romano, di 43. Nella stessa casa c'erano il figlio e la nuora di lei, insieme alle 3 nipotine di 4, 7 e 10 anni. Le bambine sono rimaste ferite e per una di loro è stato necessario il trasporto al centro grandi ustioni di Bari insieme alla madre. Rina Murgeri, secondo quanto appreso, è stata travolta dall'esplosione rimanendo sepolta sotto le macerie. Il corpo è stato portato via solo intorno alle 2 di stanotte. Saverio Romano, invece, è stato prontamente portato all'ospedale cittadino, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Ci saranno misure di razionalizzazione nella utilizzazione delle risorse. Lo ripeto, e chi pensa di utilizzare strumentalmente questa applicazione perché ha paura della razionalizzazione delle risorse, perché ci sono sacchi di privilegio che non possono Neppure lui, il governatore che in questo filmato si ergeva strenuo difensore della legalità, sarebbe stato immune dal vizietto della politica nostrana. Vizietto che, scrivono il procuratore Gratteri e il suo pool di magistrati, in questo caso configura un reato. Già in questa settimana l'amministrazione provvederà ad avviare tutte le attività strumentali che serviranno a collegare i collettori in maniera che non ci siano problemi fognari per quanto riguarda la gestione dei lidi. Palazzo San Giorgio rassicura, la stagione estiva regina non è a rischio. I proprietari dei lidi e dei chioschi della via Marina Bassa, cuore della movida cittadina, possono continuare i lavori di allestimento delle strutture.